ha un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Eccoci qui ragazzi, siamo pronti per parlare di Siviglia-Roma. Scusate il ritardo, già immagino che stavate, comunque vi stavate chiedendo dov'è il post partita consueto dell'azzurro malato. Come mai ancora non l'ha fatto il post partita della Roma? Eccolo qui ragazzi, eccolo qui. Stasera ho fatto un pochino di ritardo, ma ci siamo. Dovevo farlo perché l'ho vista la partita, quindi poi sono partite anche molto molto interessanti e giocavano comunque le italiane, quindi Inter e Roma. Ragazzi, allora, la Roma esce fuori dall'Europa League, è stata battuta per ben 2-0 dal Siviglia. Io credo che la Roma sia uscita meritatamente. Il Siviglia veramente ha dominato in largo e lungo questa partita, quindi ha meritato di passare il turno. Una Roma di quest'oggi a dir poco scandalosa, ma come avete letto dal titolo, no? Ma Paolo Lopez, veramente un portiere così imbarazzante non l'ho mai visto, guarda. Un portiere veramente scandaloso, indegno ragazzi, cioè veramente, se l'avessi avuto io al Napoli, ma quante bestemmie tiravo, perché veramente ragazzi, meno male che noi abbiamo due portieri Ospina e Meretto, ok, a volte hanno fatto papere, ma meglio di Paolo Lopez sono, questo è poco ma sicuro. Ma ragazzi, mamma mia, sto Paolo Lopez stasera mi ha fatto ridere, guarda, per quello che ha fatto. Cioè, non trattiene un pallone, sbaglia i passaggi, i lanci lunghi, cioè una cosa, boh. Anche se aveva iniziato bene quando è arrivato a Roma, ma poi se n'è sceso completamente, un portiere indegno, ma credo che tutti i tifosi romanisti siano d'accordo con me. Poi se non siete d'accordo scrivetelo qui sotto nei commenti. Ma a parte Paolo Lopez, ragazzi, la Roma è uscita fuori dall'Europa League, dagli ottavi, meritatamente. Il Siviglia ha giocato molto meglio e direi che la Roma oggi ha concesso veramente tanto tanto. Io, anche se comunque ha dominato il Siviglia e si è dimostrata più forte sul campo, una cosa la voglio dire: se la Roma non avesse concesso tutto quello spazio, se fosse comunque scesa in campo, qualche problemino lo creava al Siviglia. Cioè, secondo me il Siviglia ha vinto 2-0, ma in questa partita meritava di fare 3 o 4 gol. Però, secondo me, è merito anche, scusate, demerito pure della Roma. È demerito anche della Roma perché non è scesa proprio in campo. Oggi giocatori veramente svogliati. L'unico che comunque ho visto bene è Pellegrini. Poi basta, Gico veramente poca roba stasera. Paolo Lopez peggiore in campo. E quindi ripeto, secondo me la Roma, diciamo che qualche occasione, ma poca roba, qualche occasione l'ha creata, ma non ha comunque dato così tanto problemi alla difesa spagnola, quindi del Siviglia. Quindi ripeto, il Siviglia ha meritato, meritava anche di fare il 3-0 a mio parere, però secondo me questa vittoria è stata anche, a parte comunque dell'esperienza del Siviglia, che veramente in tutti questi anni ha, e anche comunque nella storia ne ha vinte tante di Europa League, quindi ha tanta esperienza, ma a parte questo, secondo me il Siviglia ha dominato stasera, a parte comunque per le occasioni che ha creato, ma a parte comunque che sia una grandissima squadra, anche la Roma non c'era proprio, senza dubbio, e quindi la Roma, secondo me, se avesse comunque giocato in maniera con determinazione, con coraggio, almeno a provare a fare la partita, qualche problema io lo creava al Siviglia, come ho ripetuto per ben due volte in questo video.
E niente ragazzi, quindi credo che voi abbiate capito il mio pensiero. Credo che non ci sia nulla da aggiungere. L'unica italiana rimasta in Europa League è l'Inter. Noi scendiamo in campo sabato, ma ne parlerò comunque in questi giorni del pre-partita. E che dirvi, domani c'è la Juventus con Lione. Faccio tutti i post partita, ragazzi, non vi preoccupate. E niente, vi mando un salutone, un grande bacio, sempre e solo Forza Napoli, sempre e solo Juve Merda. Ciao ragazzi, buonanotte.